La giornata del principe Alberto di Monaco in visita in Alta Valtaroceno, nei luoghi dove le radici storiche delle due famiglie, Landi e Grimaldi, iniziò con un matrimonio a sangue blu nel lontano 15 settembre 1595, prima di concludersi nel tardo pomeriggio nel salone di corte del castello di Compiano, è iniziata in mattinata bardi con l'inaugurazione del piazzale del castello, intitolato ad un antenato del principe, ad una breve visita alla chiesa di San Francesco, dove si sposarono i suoi due avi, e un pranzo d'onore al castello. Poi il trasferimento a Compiano con l'orata italo-monegasca. Un'accoglienza festosa con un protocollo, visto l'importanza dell'evento, dettato dalla sicurezza e curato nei minimi particolari. Presenti le autorità civili, politiche dell'arma, dal prefetto di Parma, il governatore della regione, i sindaci e amministratori delle due vallate, l'imprenditoria locale, e un'intera cittadinanza, giovani e anziani, fatta non solo di curiosi, ma anche gente gioiosa e contenta dell'incontro. Una giornata di festa, disturbata solo da qualche piccola goccia di pioggia. Fiducioso per un seguito di visibilità, il primo cittadino di Compiano, Sabina Del Nevo. Questa giornata rappresenta per Compiano e per l'intera Valtaro un'occasione unica. Avere ospite il principe Alberto II di Monaco consente a questi territori di avere una visibilità oltre tutte le più rosee aspettative. Siamo quindi onorati di ospitarlo qui a Compiano, siamo orgogliosi di avergli intitolato il nostro castello e ci auguriamo che avere riallacciato questi rapporti con il Principato di Monaco possa essere un volano non solo per Compiano ma per l'intera vallata. In castello è previsto il saluto, il ringraziamento, e farà un saluto anche Sua Altezza Serenissima, dopodiché ci sarà lo scambio dei doni e infine un piccolo rinfresco per ringraziare e per far assaggiare le ricchezze del nostro territorio che sono i prodotti tipici. Compiano donerà un libro della Zecca Landi, dove Federico Landi fece anche coniare la moneta per Onorato II, nipote appunto di Federico. E doniamo la delibera del Consiglio Comunale dove è stato intitolato il castello a Sua Altezza e infine un cesto dei nostri prodotti tipici. Ad attendere il principe e la delegazione monegasca nella piazzetta ai piedi del castello per il taglio del nastro intitolata alla Marchesa Gambarotta, ultima proprietaria del maniero, un intero paese, la banda di Tassogno diretta dal maestro Roberto Fasano. Una giornata importante per Compiano e per tutta la valle per dare un maggior impulso e risonanza alle storiche bellezze culturali e artistiche del territorio, ma soprattutto in sintonia con i principi condivisi con il principe Alberto, la difesa del patrimonio naturale, dalla terra, l'aria e l'acqua, il bene più prezioso delle nostre vallate. A Sua Altezza Serenissima Alberto di Monaco dello stesso castello. In primis le attività sportive, in cui è stato più volte protagonista e di cui si è fatto grande promotore nel suo ruolo di membro del Comitato Olimpico Internazionale. Non secondariamente vogliamo ricordare il suo impegno profuso nel sostegno di numerose cause umanitarie e a favore della tutela dell'ambiente. Siamo convinti che non vada protetto solo il patrimonio storico, culturale ed artistico, ma anche il patrimonio naturale. Dopo una giornata di cerimoniali, con brevi ma commossi ringraziamenti di italiani del principe. Signora Sindaco, In cui sembrava impossibile avvicinare Sua Altezza, nel salone di corte del castello, non più dei Landi, ma d'ora in poi intitolato a Sua Altezza Serenissima, allietati dalle musiche del nostro Appennino con il duetto Enerbia, in molti hanno potuto avvicinarsi e parlare con il principe monegasco, immortalando l'indimenticabile momento, fiduciosi di non rivederci per una graditissima terza visita.